Lasciate un like, un commento e iscrivetevi. Eccoli. E vi ricordiamo le live, ragazzi, perché questo video lo state vedendo di lunedì. Quindi stasera, ore 19:30 più o meno, sarò in live su YouTube, non perdetevelo. Benvenuti, ragazzi, in questo nuovo video. Siamo qua con il mitico Lorenzo, detto anche Vincenzo. E ovviamente noi di Pokéboss, cos'è che apriamo a novembre? La collezione Zenith regale di Lugia e Unown. Con tanti pacchetti. Dici, ma perché la apri a novembre? Perché, ragazzi, è stato male, non sono stato a casa, l'ho presa che è uscita di nuovo in edicola disponibile, quindi i fornitori ce l'avevano anche di nuovo. Ho detto, sai che ti dico, io non l'ho mai aperta questa collezione. Ho la carta, ho le promo, ho il codicino, non ho la spilla. Me l'apro per la spilla. E poi novembre è il mese vicino a quello di Natale, quello di dicembre, quindi c'è un po' l'atmosfera natalizia. Bello. E sono tutti più buoni. Bello, raga, bellissimo il Natale. Io la sto spacchettando qua perché siamo strettini, che siamo anche in due. Vi ricordo, come al solito, di lasciare un like, di iscrivervi al canale, di commentare. Fateci sapere, perché io lo voglio sapere, cosa trovate, cosa pullate, se l'avete comprata anche voi. E quindi niente, raga, vi ricordo che c'è anche il pokeboss-store.com. Lo metterò ora in video il link. E ragazzi, il nostro store ha tantissima roba, tra cui anche Zenith regale, ma in inglese, perché abbiamo le mini tin, tra cui è disponibile ancora quella di Charizard, che io vi ho consigliato diverse volte di tenere in collezione, che ce l'ho esattamente lì sopra. Unitevi al canale Telegram, perché, ragazzi, sto organizzando un giveaway, quindi un concorso dove potrete vincere gratuitamente dei prodotti Pokémon, tra cui una mystery box e un box di carte sigillato giapponese per lo speciale dei 5.000 iscritti. Quindi, ragazzi, solo tramite il gruppo Telegram si potrà, diciamo, adempiere a questo evento, questa opportunità. Allora, collezione di Zenith regale. Guarda che bella questa spilla. Sì, questa spilla. Questa moneta di Lugia. Sembra molto interessante, devo dirlo. Lorenzo non sa nemmeno chi è Lugia. Ragazzi, lo diciamo, è il Pokémon degli abissi. Pokémon leggendario, a capo dei tre uccelli leggendari, diciamo. Codicino per voi. Esatto. E Lugia è un Pokémon leggendario strepitoso, bellissimo. Eccolo qui. Promozionale di Lugia e promozionale di Unown. All'interno c'è anche la Jumbo di Lugia V. Enorme questa carta. Vedete che bello, tipo tutti i dettagli che non si vedono nella carta piccola, ma che qua si vedono. Tu immagina un Pokémon volante che sta sott'acqua. Una figata. Abbastanza. Che tipo esce dall'acqua, vola. Esatto, e vola dall'acqua. È tipo il mostro di Loch Ness, in poche parole, diciamo. Ce l'hanno idee quelle di Pokémon? Sì, al tempo sì, ora un po' si sono persi. Allora, mini spilla che abbiamo visto diverse volte nel da Brando. Ragazzi, c'è il mouse, scusate, il mouse non dovrebbe esserci, però anche lui si fa vedere. Abbiamo visto da Brando che ce l'ha sempre questa spilla, uno dei nostri follower. Devo dire che è bella, peccato che è piccola piccola. È troppo piccola rispetto agli altri. Cioè, nemmeno c'è che me la metto qua. Sì, vabbè, si vede, ma è piccola. E c'ha due puntoni enormi per attaccarla. Va bene, Pokémon Company. Ok, allora, 4 pacchetti di Zenith regale. 5 pacchetti di Zenith regale. Lorenzo, lei quale vuole aprire? Allora, di solito noi prendiamo sempre una del centro. Ma io vi direi questa qui. E la vuoi aprire per prima o per ultima? Questa per prima. Questa qui per prima. E quella del centro per ultima. Per centro, quindi questa per sì. Ultima. Ok, quindi tu ne hai solo prima. Due. Sì. E allora inizia lui. Vai, vai. Vada. Codice. E poi devi fare il trick da 4. Codicino per voi. Che non si vede. Vai, fai il trick nel frattempo. Di 1. 4. Madonna. 1. 2. 3 e 4. Tutte e 4 le mettiamo davanti. Dietro. Davanti. Ah, ok, davanti. Vada. Raga, è difficile fare energia base psico.
Ok. Slorkok. Crocroc. Tutti con la C. Luxio. Bel topolino. Scambio. Mondopolino Luxio. È tipo un cane. Sembra un gattone. Snorunt. Snorunt. Larvesta. È sorto Larvesta. Abbiamo. Oh. Tangela. Tangela. Sotto Tangela abbiamo. Baltoi. Baltoi. Vai! Bellissima! Raga, Megapool! Deoxys Trainer Gallery! Bellissima, è sotto? Questa piano, sotto? Ce n'era un altro, me ne ero accorto. Bellissima, sotto, Lorenzo, hai avuto una fortuna incredibile. Se non la buttiamo. Raga, ma spaziale! Trainer Gallery di Deoxys Viastro. Mi pare che è alternative, non mi ricordo. Raga, ma che pull enorme! Troppo forte. Raga, non ha vinto già Lorenzo. Ha vinto. Non possiamo. Non posso combatterti. Non ho che dire. Come faccio a vincere? Trovandola più rara. Già sei andato molto forte, eh. Ho iniziato col bot. Madonna mia, e come? Allora, ci proviamo. Ci proviamo, però non lo so se riesco a vincerlo. Allora, energia base. Erba. Mega Ball. B-Sharp. Graveler. Tra l'altro, ragazzi, Zenith è un set strepitoso. Vi consiglio di mettervi da parte appunto qualche prodottino se siete dei collezionisti di quelli belli in gamba. Sclerp di Comiglia. Sotto abbiamo Vulu. Sotto Vulu abbiamo Reverse di Wailord. E attenzione che c'è un piccolo pull. Piccolo pull di... Bellissima, raga! Kyogre è uno dei miei leggendari preferiti. E non ho mai visto questa carta. Ma stiamo andando così male? Benissimo, però comunque Lorenzo... Molto di più. Sì. Allora, tu c'hai l'ultimo pacchetto, io direi di aprire questo tuo per ultimo. Sì, certo, è che ultimo. Che ne pensi? Ah, ok, quindi lui ha fatto il primo dei primi e primo e l'ultimo ultimo. Ultimo. Ultimo, ultimo e primo. E bravo, bravo a Vincenzo. Allora. Codicino per voi. Codicino per voi. Trick da 7. Cos'era quella carta? Questo è il posto dell'energia, c'è il codice Viastro. Lo danno appunto per giocare. Come fai a dire che è un gatti, che è un topolino? Dalle orecchie sembrava un pochino. Vabbè, effettivamente potrebbe sembrare, però in realtà è tipo una tigre. Fratelli Vanghe. Shaymin. Sunkern. Bidoof. Zoomiamo un po'. Bidoof. Coffin. Poi abbiamo Salandit. Purloin. Sotto Purlo. Che cos'è? Sembra una reverse. Vabbè, abbiamo Snorlax. La rara. L'abbiamo preso da sotto. Non è una reverse, ma Eternatus lucente. Che comunque è un pull. Però vengo sempre. Tu vinci, io. Certo, quella vale tipo 2 punti da sola. Mamma mia. Allora, raga, ultimo pacchetto per me. E poi Lorenzo c'ha il suo ultimo pacchetto. Quindi Lorenzo al momento ci sta spaccando. Veramente. Quindi... Però non si sa mai. Può essere che riprenderà, trova la carta più rara. Io lo spero sempre. Uno ci spera sempre. Allora, energia base lotta. Mega Ball. Graveler. Caramella rara. Mr. Mime di Galar. Sunkern. Coughing. Abbiamo Bidoof di nuovo. Salandit. Sotto Salandit abbiamo illustrazione rara di Swablu. Illustrazione di Swablu. E sotto Scizor. Scizor raro. Devo dire che io mi sono messo a pari con te adesso, perché io ho 3 pull. Vediamo se Lorenzo riesce a trovare anche un pullino per tornare a pari. Anche se comunque il suo pull da solo equivale ai miei praticamente. Quindi gli ho dato una mano a spacchettare il pacchetto, sennò siamo a 90 anni. Codicino per voi. Gianluca, vuoi fare tutti? Fate tutti. Prendi 4 carte e le metti davanti. 1, 2, 3 e 4. Trick. Piano, bravissimo, senza sbatterle e distruggerle. Di 4. Oh. Elettro? No. Acciaio. Acciaio.
Vada. Ultra Ball. Ok. Girafa Rig. Ok. Pinchuccin. Pinchuccin. Cherubi. Sotto Cherubi abbiamo Execute. Bravo. Mai. Sotto abbiamo recupero di energia. E chi lo ferma più ormai? Emolga. Emolga. Sotto Emolga abbiamo. Emolga abbiamo Loop Disc. Quindi, e per concludere questo spacchettamento, andiamo a Reverse di Pokéball. E sotto la Reverse di Pokéball. La rara di Bellossom. Bellossom. E vabbè, raga, comunque. Siamo un pareggio. Sì, ma su 5 pack. No, diciamo che potrei aver vinto io. Vabbè, pareggiamo perché Eternatus facciamo mezzo pull. Però comunque su 5 pack, raga. Deoxys, Biastro, illustrazione. Swabru, illustrazione. Eternatus, lucente. E Kyogre V. Ma che cosa volevamo più della vita? Infatti. Cioè, veramente, raga, fortissima. Poi troppo bella. Più di questo, veramente. Cioè, troppo, troppo bella. Va bene, raga, quindi per questo spacchettamento che breve non è, però è pieno di contenuto, perché guarda anche cosa abbiamo qua. Poi abbiamo anche la Jumbo. Si devo può dire trovare che di meglio. Certo, noi, in questo set ci sono le gold che sono spettacolari, sono bellissime. Ma noi ci accontentiamo. No, è andata benissimo, sono soddisfattissimo. Quindi ragazzi, vi ricordo di unirvi a Telegram sotto in descrizione. Passare al nostro store, pokeboss-store.com. C'è il pappagallo qui che mi riprende. Abbiamo tantissimi prodotti, tra cui anche OP05, One Piece PRB e Pokémon 151, che piano piano si dice che torna, ma io lo vedo sempre andare via, sempre allontanarsi. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi. E vi ricordiamo le live, ragazzi, perché questo video lo state vedendo di lunedì. Quindi stasera, ore 19:30 più o meno, sarò in live su YouTube, non perdetevelo. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao allenatori. Ciao allenatori.